quarta vittoria consecutiva interna, quinta nelle ultime sei partite al Pala del Mauro per la Sidigas, che senza Cousin batte 79-62 la Consultinvest priva di Harrow, sale a 26 punti in classifica e resta sul secondo gradino a meno 6 da Milano capolista. Si allunga a tre incontri la striscia negativa esterna di Pesaro, che rimane a quota 12 in graduatoria e attende il debutto di Asel, ufficializzato in settimana. Parte bene il quintetto di Bucchi, che con Jones, Fields e Thornton sale sul più 7 al nono, 16-21 al decimo. Nel secondo periodo Thomas diventa un fattore, gli Irpini tirano bene da due, i marchigiani perdono diversi palloni, 13 alla pausa, break di 23-11, 9 minuti per i biancoverdi, che capovolgono la situazione di punteggio e toccano il più 7 al 19esimo, 41-36 all'intervallo. In apertura di ripresa Thornton e Fields riportano in vantaggio Pesaro, poi si scatena Avellino, Ragland, Fesenko, Zerini e Green ispirano il parzialone di 34-9 in 14 minuti, che fa volare la Scandone sul più 23 al 39esimo, 46% dal campo e più 8 al rimbalzo per la Sidigas contro il 38% degli avversari. Ventello con 5 falli subiti per Thomas, 13 a testa per Randolph e Ragland, 7 gli assist di Green. Dall'altro lato 22 più 5 falli subiti per Thornton, 14 punti per Jones.